Rome Chamber Music Festival, 18 anni, un festival quindi che diventa maggiorenne, ma come aiuta questo festival i giovani che vi partecipano? Perché ci sono giovani, qui c'era una violinista che ha detto è 6 anni che sono con il Rome Chamber Music Festival, so, quindi come li aiuta ad entrare nel mondo del lavoro della musica? La missione didattica è la parte più importante del festival. Come ho detto prima, non voglio seguire la stessa formula di altri festival. Vogliamo appoggiare i giovani musicisti come Gaia. Mi ricordo bene quando aveva 13 anni, quando è venuta qui. Secondo me abbiamo una responsabilità di dare l'esempio per questa generazione di musicisti. Perché non è facile nel mondo della musica, è un mondo un po' fragile, ma vogliamo dare l'esempio di ispirare i giovani prima della loro carriera, perché questo posto è, questa città è, secondo me, la città più bella del mondo. La città eterna. Loro hanno un'esperienza a Roma con dei musicisti più bravi del mondo. Loro vengono qui per studiare, per esibirsi accanto ad alcuni dei più bravi musicisti. Quindi è qualcosa di... Nella mia opinione è qualcosa di profondo, perché si deve dare l'esempio per andare avanti e secondo me per sopravvivere. Non mi sento come se fossi, come si dice, impiegato, you know? Sono artista, ma per avere la felicità si deve trovare la soluzione. La mia esperienza, ho deciso di creare un festival dove prendo io le decisioni, scelgo io la musica. Secondo me i musicisti devono assumere il ruolo, un doppio ruolo, come musicista e direttore. Qual è il messaggio che il Rome Chamber Music Festival si propone di dare alle nuove generazioni? Vogliamo aumentare il profilo di musica classica, vogliamo toccare un'altra cultura, non vogliamo punire il pubblico, ma vogliamo aumentare la nostra vita, altrimenti non siamo rilevanti. Beethoven, Bernstein e Zappa, qual è il fil rouge, qual è l'unione tra questi artisti e perché proprio loro quest'anno? Well, per celebrare il compleanno un po' tardi di Beethoven, conoscevo bene Bernstein quando lui era vivo, volevo celebrarlo con un brano, e la scelta di Zappa era di una dei nostri ex allieva. Lei è una fan di Zappa, un'amica della famiglia di Zappa, e lei voleva fare un brano di Zappa con gli arrangiamenti di musica da camera. Quindi ho detto di sì, come no. E io conosco bene un artista di hip hop americano, volevo invitarlo di venire qui a Roma per fare il suo brano senza parolacce ma con speranza. Il suo titolo è Non mi guardare, non mi guardare, è un brano pazzesco, ma abbiamo un arrangiamento di musica da camera bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di presentarlo di fronte al pubblico romano.